Leggiamo dunque oggi, come sapete, il canto sesto del Purgatorio, come è la nostra abitudine. Lo leggiamo tutto di seguito, poi riprendo e cerco di spiegare le cose, i problemi connessi a ogni verso. Facciamo una pausa durante la quale vi prego di inviarmi se ne avete i vostri dubbi. Dopo 5 minuti riprendiamo, cerco di rispondere e continuiamo la spiegazione. Ragazzi, qualcuno sta alzando la mano? Io non so se sia casuale o veramente avete bisogno o voglia di dire qualcosa. Alejandra e Carmelita, vedo qui con le mani alzate. Volete dire qualcosa? Se volete dire qualcosa, ditela. Ah, Alejandra ha aggiunto un saluto. E ora non la vedo più. Mamma mia. E Carmelita, l'avevo interpellata anche prima, non risponde, quindi assumo che non ha niente da dire. Allora, andiamo avanti. Cioè, anzi, iniziamo. Quando si parte il gioco della Zara, colui che perde si rimandolente, ripetendo le volte, tristo impara. Con l'altro se ne va tutta la gente, qual va dinanzi e qual dirietto il pende, e qual dal lato gli si reca mente. El non s'arresta e questo è quello intende, a cui porge la man più non fa pressa, e così dalla calca si difende. Tale era io, quella turba spessa, volgendo a loro e qua e là la faccia, e promettendomi scioglia da essa. Qui v'era l'Aretin che dalle braccia fiere di vindettacco ebbe la morte, e l'altro che annegò correndo in caccia. Qui vi pregava con le mani sporte Federico Novello e quel da Pisa che fe parerlo buon Marzucco forte. Vidi contorso e l'anime divisa dal corpo suo per astio inveggia, come il dicea, non per colpa commisa. Pierde la broccia, dico, e qui proveggia, mentre che di qua la donna di Brabante, sicché però non sia di peggior greggia. Come libero fui da tutte quante quell'ombre che pregar per altrui pieghi, sicché s'abbaci vuol divenir sante, io cominciai. E il par che tu mi nieghi, o luce mia, espresso in alcun testo, che decreto del cielo razion pieghi. E questa gente prega pur di questo. Sarebbe dunque loro spemevana? O non mi è detto tuo ben manifesto? Scusate, aggiungisco. Ed elli a me, la mia scrittura è piana e la speranza di costor non falla se ben si guarda con la mente sana, che cima di giudicio non s'avvalla perché foco d'amor compie in un punto ciò che dee soddisfar chi qui stalla. E laddove io fermai cotesto punto non s'ammendava per pregar difetto perché il priego da Dio era disgiunto. Veramente a così alto sospetto non ti fermar se quella non ti dice che lume fia tra il vero e lo intelletto. Non so se intendi, io dico di Beatrice, tu la vedrai di sopra in sulla vetta di questo monte, ridere e felice. E io, signore, andiamo a maggior fretta che già non m'affatico come dianzi e vedi ormai che il poggio l'ombra getta. Noi anderemmo con questo giorno innanzi, rispose, quanto più potremo mai, ma il fatto è d'altra forma che non stanzi. Prima che si è lassù, tornar vedrai colui che già si copre della costa, sì che i suoi raggi tu romper non fai. Ma vedi là un'anima che posta sola soletta in verso noi riguarda, quella ne insegnerà la via più tosta. Venimmo a lei. O anima lombarda, come ti stavi, alta e disdegnosa, e nel mover degli occhi, onesta e tarda. Ella non ci dice alcuna cosa, ma lasciava neggir, solo sguardando a guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando che ne mostrasse la miglior salita, e quella non rispose al suo dimando, ma di nostro paese e della vita ci inchiese. E il dolce duca incominciava, Mantua, e l'ombra tutta in sé romita, sorse per lui del loco che pria stava, dicendo: O Mantuano, io son sordello della tua terra, e l'un l'altro abbracciava. Ai serva Italia, di dolore ostello,
nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo qui di festa. E ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode, di quei che un muro e una fossa serra. Cerca misere intorno dalle prode le tue marine, poi ti guardi in seno se alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciassi il freno, Giustiniano, se la sella è vuota, senza esso fora la vergogna meno. Hai gente che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella, se ben intendi ciò che Dio ti nota. Guarda come sta fiera e fatta fella per non essere corretta dagli sproni, poiché ponesti mano alla predella. O Alberto Tedesco, che abbandoni costei che fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcargli i suoi arcioni, giusto giudicio dalle stelle caggia sopra il tuo sangue, sia nuovo e aperto, tal che il tuo successore temen sanangia. Che avete tu e il tuo padre sofferto per cupidigia di costà distretti, che il giardin dell'imperio sia deserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Vieni, crudel, vieni, e vedi la pressura dei tuoi gentili e cura lor magagne, e vedrai Santa Fior come oscura. Vieni a veder la tua Roma che piagne, vedova e sola, e dì e notte chiama, Cesare mio, perché non m'accompagni? Vieni a veder la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti vien della tua fame. E se lecito me, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crucifisso, son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? O è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene in tutto dell'accorger nostro sciso? Che le città d'Italia tutte piene son di tiranni, e un marcel diventa ogni villan che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi essere contenta di questa digressione che non ti tocca, mercè del popolo tuo che s'argomenta. Molti han giustizia in cuore e tardi scocca per non venir senza consiglio all'arco, ma il popolo tuo l'ha insommo della bocca. Molti rifiutan lo comune incarco, ma il popolo tuo solicito risponde senza chiamare e grida «Ipso barco!» Or ti fa lieta che tu hai ben onde, tu ricca, tu con pace e tu con senno. Se io dico il ver, l'effetto non nasconde. Atene, Lacedemona, che fenno l'antiche leggi, furon sicilini, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te, che fai tanto sottili provvedimenti, che a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fini. Quante volte del tempo che rimembre, legge, moneta, ufficio e costume hai tu mutato e rinnovate membre. E se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quell'inferma che non può trovar posa in sulle piume, ma col dar volta suo dolore scherma. Allora, famosissimo canto sesto del Purgatorio. Non so se vi ricordate quando abbiamo letto il sesto dell'Inferno, dove appare per la prima volta Firenze attraverso il primo concittadino di Dante, Ciacco, che trova nel suo viaggio, e quindi si parla per la prima volta della politica della città. Avevamo annunciato che tutti i canti sesti, sesto dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, sono cosiddetti canti politici, il che non è molto acuto, nel senso che l'intera commedia è un testo politico. Ma quando diciamo che i canti sesti sono politici, ci riferiamo al fatto che c'è una sorta di crescendo che va dal canto sesto dell'inferno fino al canto sesto del paradiso, nel quale si tratta prima della sorte politica di Firenze, in bocca di Ciacco appunto, poi
della sorte politica dell'Italia in questo sesto del Purgatorio, in bocca del Dante scrittore, attraverso la più lunga digressione che fa nell'intero libro, fino al sesto del Paradiso, di cui è protagonista Giustiniano, non a caso nominato in questo sesto del Purgatorio, che parla invece della condizione politica dell'impero. E quindi ecco questo crescendo dalla città all'Italia intera all'impero, che dovrebbe coincidere con l'intero mondo popolato. Allora iniziamo. Dante, vi ricordate che è circondato, sta camminando, Virgilio gli ha detto di non soffermarsi su quello che si dice di lui e di aiutare le anime che gli chiedono di pregare per loro, oppure di inviare dei messaggi ai parenti affinché i parenti preghino per loro, mentre cammina, quindi senza interrompere la sua andata a causa di questi dialoghi che gli altri gli propongono. E quindi la prima parte del canto, i primi 12 versi, sono un paragone tra una situazione del mondo che ora leggeremo e la condizione di Dante fra quelle anime che cercava di continuare a camminare senza essere scortese verso coloro che gli si rivolgevano. Ah, scusate, interrompo un attimo perché continuano a chiedermi il codice. Scusate un attimo perché c'è gente che vuole entrare, non può. Ecco. Allora, dicevo, il paragone inizia più che con un nesso di similitudine come gli altri, con un'osservazione di qualcosa che accade al mondo, e poi solo al verso decimo questo nesso tal indica che Dante ce ne aveva parlato appunto per porre questa situazione descritta nei versi precedenti come termine di paragone con la situazione che lui visse nel purgatorio, anzi nell'antipurgatorio, in quel momento. Dunque inizia. Quando si parte il gioco della Zara era un gioco a dadi, insomma, di cui si facevano le scommesse sul, diciamo, l'addizione che sarebbe venuta dai dadi, da come venivano, quindi si scommettevano dei soldi, eh? Era un gioco molto popolare che si faceva per strada e nelle piazze, e quindi la situazione che Dante qui sta ricordando è quella in cui è già finito il gioco e, verso 2, colui che perde si rimando lente, quello che ha perso rimane triste, ripetendo le volte, e tristo impara, ripetendosi i tiri di dado e pensando: ah, avrei dovuto dire la tale cosa, imparando insomma dagli errori durante il gioco. Con l'altro, cioè con il vincitore, se ne va tutta la gente, con quello che ha vinto se ne vanno tutti. Questo è importante perché, come vedremo dopo, Dante si paragonerà a quello che ha vinto e che, appunto perché ha vinto, viene circondato, assillato da gente che gli chiede delle cose, che gli chiede dei favori. Quindi in sé il fatto che ha vinto è la grazia particolare che chiaramente lo sta destinando alla vita eterna, ma questo in qualche modo, diciamo, tende ad accomunare Dante con tutti gli altri che sono lì, tranne che per Virgilio, ma a lui è stata data questa straordinaria possibilità di vedere l'aldilà da vivo. E quindi è quello che vince, nel senso che ha la possibilità di tornare al mondo dopo aver visto le conseguenze della giustizia divina. Allora, adesso viene la, appunto, la caratterizzazione di come gli altri, quelli che diciamo continuano a perseguitare quello che ha vinto, per chiedergli dei prestiti, insomma, quello che si fa con quello che ha appena vinto molti soldi. Allora, al verso quinto,
qual va dinanzi e qual di retro il prende, cioè nell'inseguire, diciamo, questa persona che ha vinto il gioco. Qualcuno va davanti, qualcuno lo prende da dietro, dai vestiti, e qual dal lato gli si reca a mente, qualcuno che accanto gli dice ricordati di me. El non s'arresta, questo è quello intende, cioè il vincitore cammina, continua a camminare senza arrestarsi, ma ascolta quello che gli stanno dicendo da diverse parti, a cui porge la man più non fa pressa, a qualcuno a cui dà qualcosa non lo assilla più, diciamo non gli fa più pressione, e così dalla calca si difende, cioè dando si difende da questa calca che gli viene dietro, quasi sopra. Dante ora paragonerà se stesso a questo che ha vinto e che quindi viene perseguitato dai quelli che gli chiedono dei favori, rispetto delle anime che sono nell'antipurgatorio e che quindi gli stanno chiedendo di ricordarsi di loro quando tornerà al mondo. Al verso decimo, appunto, arriva questo nesso comparativo tal che ci fa tornare alla narrazione del viaggio dopo questa digressione sul mondo dei vivi nella situazione del gioco della Zara. Tal era io in quella turba spessa, volgendo a loro e qua e là la faccia e promettendo mi sciogliea da essa. Cioè così, in questa calca densa di anime, ero io, rivolgendomi la mia faccia a loro e qua e là, promettendo che avrei pregato per loro o che avrei trasmesso le loro notizie ai familiari e agli amici, mi scioglieva da essa, cioè mi liberavo dalla calca promettendo che avrei fatto quello che mi chiedevano. E ora al verso 12 inizia una enumerazione di alcuni personaggi, tutti chiaramente contemporanei di Dante, che Dante dice di aver visto lì in mezzo appunto a questa calca che gli chiedeva di ricordarsi di loro. Quello che io vi prego è, perché ora io per forza dovrò interrompere per dirvi chi è ognuno di questi e qual è la propria storia, che sono tutti dati, come abbiamo detto tante volte, che il lettore cui Dante si rivolgeva poteva immediatamente riporre perché era nella propria memoria, queste interruzioni continue per dire chi era ogni personaggio non deve farci dimenticare il senso generale che ha questa enumerazione dei ben 12 versi, perché quello che evince da questa enumerazione è l'immagine di molti morti per violenza, perché questi appunto fanno parte insomma degli stessi personaggi che abbiamo conosciuto la settimana scorsa, morti per violenza e pentitisi in extremis, e perciò sono ancora fuori dalla montagna vera e propria del purgatorio, e quindi ci dà l'idea questa enumerazione di un'Italia molto divisa e molto violenta che giustificherà appunto il monologo celeberrimo della fine del canto che nasce dal contrasto nella mente del Dante scrittore tra queste anime morte per violenza a causa delle lotte intestine in Italia e la fratellanza che invece si manifesterà subito tra Virgilio e Sordello che, come qualcuno di voi forse avrà capito, si abbracciano non appena Sordello capisce che è davanti a un mantovano, a un compatriota, anche prima di sapere davanti a chi è, no? E quindi questo mi preme, perché di solito questo non si fa e allora i lettori si perdono e dicono perché Dante parla di questo, poi di questo e poi si mette a parlare di questo. C'è un'unità nel canto. Narrativamente Dante era, diciamo, in mezzo a una folla di morti per violenza a causa della grande divisione dell'Italia. Va bene? Dopodiché vedono quest'anima che si sente immediatamente amorevolmente affratellata
con un'anima che non conosce solo per il fatto di aver diviso la patria comune, e quindi lo scrittore, davanti a questa situazione, interrompe la narrazione per fare questo famosissimo monologo, il più lungo di tutto il libro, che comincia "Ai serva Italia" di Dolore Ostello, va bene? Che occupa la seconda metà del canto, va bene? Allora, leggiamo quindi questa enumerazione di personaggi al verso 13. Qui vi era l'Aretin che dalle braccia fiere di Ghindeltacco ebbe la morte, e l'altro che annegò correndo in caccia. Vedete che in una sola terzina ci sono tre personaggi, tutti rispondenti a una situazione tremenda dell'Italia. Ecco, l'Aretino che trovò la morte dalle braccia feroci di Ghindeltacco, come si dice nei versi 13 e 14, secondo quello che ci informano i commentatori antichi, è un tale Benincasa di Lanterina del Vandallo, che è stato giudice di più città italiane, e siccome a Siena aveva condannato a morte un parente di questo Ghindeltacco, che si nomina al verso 14, probabilmente uno zio di lui, Ghindeltacco durante il processo stesso lo ammazzò, lo decapitò. Primo esempio orrendo di uno morto, insomma, per vendette familiari. E l'altro che annegò correndo in caccia, chiaramente l'altro, un altro aretino, in questo caso un capo ghibellino, Lucio di Tarlati, di Pietramala, secondo i commentatori antichi, che non si sa se è morto in battaglia o fuggendo dai suoi uccisori, perciò dice annegò correndo in caccia, ma secondo alcuni probabilmente nella battaglia di Campaldino, appunto, morì ammazzato, che come sapete è una battaglia dove si contendevano tra italiani di diverse forze politiche il dominio di una zona. Verso 16, qui vi pregava con le mani sporte Federigo Novello e quel da Pisa che fe parerlo buon mazzucco forte. Allora, questo Federico Novello era morto pochi anni prima, tra l'89 e il 91, da quello che ci dicono i commentatori, ed era un vicario a Firenze di Federico II, anzi di Manfredi, perché era già morto Federico. Anche lui assassinato, insomma, per motivi politici. E quel da Pisa che fe parerlo buon mazzucco forte è Gano degli Stormigliani, un guelfo alleato di Nino Visconti, che troveremo tra alcuni canti, che è stato assassinato dal Brigata. Vi ricordate uno dei quattro ragazzini che in realtà non erano tali, ma che Dante li fa diventare tali nel canto di Ugolino, quando il conte Ugolino appunto racconta la propria tremenda morte e nomina i quattro figli che erano con lui. Uno era appunto il Brigata, che assassinò questo pisano, Gano, che era figlio di questo buon marzucco che si nomina nel verso 18. Questo buon marzucco, che era il padre del figlio questo assassinato, nel 1286 era diventato francescano e rinunciò, insomma, mostrando una morale meno vendicativa e più cristiana, a vendicare la morte del figlio. Perciò la storia del figlio assassinato dimostrò la sua fortezza. Questo è molto interessante, perché in qualche modo l'atteggiamento di perdono cristiano di Marzucco contro una consuetudine normale, che adesso infatti viene ricordata dall'esempio che segue subito questo, era quella di per vendetta assassinare l'assassino del parente. Mentre invece lui, rinunciando, mostrò la fortezza
di finire questa catena di violenze che, secondo Dante, conducono solo alla violenza. Quindi è molto interessante perché è un personaggio, il solo personaggio di cui si dice che è forte è quello che non ammazzò nessuno, va bene? E infatti, come vi dicevo, il verso 19 presenta due altre anime, la prima della quale viene nominata solo attraverso il nome, Vidi Conte Orso. Anche questo ricorda, come prima dicevamo, il canto di Ugolino, un canto dell'inferno, e vi ricordate, ma in questo caso il canto precedente, che nella Caina, cioè nella zona di Cocito dove sono condannati i traditori dei parenti, c'erano due fratelli, fratelli Alberti, che erano tutti e due, diciamo, con i capelli ghiacciati, uniti da questo, che si danno delle cozzate, va bene. Questi due, che si chiamavano Napoleone Alberti e Alessandro Alberti, che si detestavano tra di loro e si ammazzarono per motivi di soldi, ebbero dei figli che continuarono la violenza che loro stessi avevano tra di loro. Orso, il figlio di Napoleone degli Alberti, che fu assassinato dal cugino che era figlio di Alessandro, per vendetta per la morte del padre. Quindi è anche questo, mostra la catena familiare di vendette all'interno di ciò che dovrebbe essere più unito, no? Che è una famiglia. L'altra anima che viene nominata al verso 19, anzi che viene allusa e nominata solo al verso 22, diciamo merita da parte del Dante scrittore più versi. Lui dice: l'anima divisa dal corpo suo per astio e per inveggia, come dicea, non per colpa commisa. Allora, l'anima divisa dal corpo suo, cioè ammazzata, non per una colpa che aveva commesso, come era il caso di altri, ma per astio, cioè per ostilità e per inveggia. Inveggia è un francesismo che sta per invidia, per invidia. Noi sappiamo già quant'è insidiosa l'invidia, abbiamo letto nel canto di Pier della Vigna, nel tredicesimo dell'Inferno, come Pier della Vigna, per raccontare come alcuni funzionari della corte di Federico II avevano acceso le anime di odio da parte di Federico contro di lui per invidia. Invidia aveva costruito tutta un'allegoria in cui l'invidia è questa meretrice delle corti, va bene? Allora, questo viene nominato come colui che fu ammazzato per invidia, no, per invidia, non per una colpa commessa, ma queste due parole, invece, e commisa, sono due francesismi che in qualche modo, perché le forme fiorentine sarebbero invidia e commessa, in qualche modo stanno anticipando che si tratta di un personaggio francese, come effettivamente si conferma nel verso 22. Pier della Broccia, dico. Questo Pier della Broccia è un ciambellano del re di Francia, Filippo III, che è stato appeso, quindi condannato a morte nella forca nel 1278, perché è stato falsamente accusato di tradimento dalla seconda moglie di Filippo III, cioè Maria di Brabante, che secondo alcuni commentatori l'avrebbe accusato ingiustamente perché voleva che suo figlio, di un altro marito, fosse appunto ciambellano, quindi occupasse il ruolo che perse questa povera anima di Pier della Broccia. E quindi Dante immediatamente interrompe questa enumerazione per mandare un messaggio a Maria di Brabante, che è quella che lo accusò falsamente. Quindi al verso 22 aggiunge: e qui proveggia, mentre che di qua la donna di Brabante, sicché però non sia di peggior greggia.
cioè il Dante scrittore che è già nel mondo, dice qui, cioè in vita, si occupi, mentre è ancora in vita, la donna di Bravante, in modo che, se non si pente in tempo di questa accusa falsa, non finisca in un gruppo di anime peggiori, cioè non tra questi, insomma, che sono salvi, ma fra appunto i condannati alla morte eterna dell'inferno. Quindi vedete come Dante cerca di intervenire, no? Come scrittore nel mondo che leggerà il suo libro. E dice, è capitato questo, 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 perciò io ho visto queste anime morte per violenza, e questa che accusò falsamente, sì, è bene che insomma si penta mentre è in vita, altrimenti finirà nell'inferno. Allora, finita questa enumerazione, al verso 25 continua la narrazione. Dante, come libero fui da tutte quante quell'ombre che pregar purché altri pieghi, cioè quando io mi liberai, insomma, passai avanti, dopo, liberandomi da tutte queste ombre che mi pregavano che io facesse pregare gli altri, sicché avacci loro divenir sante, cioè in modo da accelerare la loro santità, quindi attraverso la preghiera propria e altrui accelerasse la loro purgazione, così divenivano sante prime, io cominciai, dice Dante. A Dante è venuto in dubbio, perché appunto da quando è in questa... In questa terra del purgatorio non fa che ascoltare preghiere di gente che afferma che le preghiere dei vivi servono per modificare la velocità del raggiungimento appunto della salvezza, e fiducia nei confronti dell'efficacia di questi suffragi, e quindi gli viene un dubbio che pone a Virgilio al verso 27 in questi termini. E il par che tu mi nieghi, o luce mia, espresso in alcun testo, che decreto del cielo razion pieghi, e questa gente prega pur di questo. Sarebbe dunque loro spemevana, o non me il detto tuo ben manifesto? Allora, Dante ricorda un passo dell'Eneide abbastanza famoso del libro sesto, il libro, insomma, che Dante deve sapere a memoria, visto che è la parte dell'Eneide in cui si narra la catabasi di Enea, il suo viaggio nell'Averno, dove, trovando questo pilota Palinuro, che per il fatto di essere ancora insepolto deve restare 100 anni prima di attraversare l'Acheronte, e che chiede di essere traghettato prima di quanto dispone questa sanzione, diciamo, divina, la Sibilla gli risponde che le preghiere non potevano modificare il giudizio degli dei, quindi che era impossibile modificare il giudizio divino con preghiere umane. E quindi Dante, vedendo che tutti questi chiedono preghiere efficaci, domanda a Virgilio, ma non ho capito, tu nell'Eneide non avevi detto che questo non si poteva fare? E lo dice quindi così, sembra che tu mi neghi, o luce mia, dice con un bellissimo vocativo nel quale conferma la grande fiducia che ha nel maestro, espresso in alcun testo, appunto nel libro sesto dell'Eneide, che una orazione, cioè una preghiera, possa piegare, modificare il decreto del cielo. E questa gente, tuttavia, prega appunto di questo. Allora, dice Dante, la loro speranza sarebbe vana, cioè non servirebbe a niente la preghiera degli altri, o il tuo detto non l'ho capito bene? Non ho capito bene questa parte dell'Eneide. Si capisce, no? Il dubbio che ha Dante? Allora, al verso 34 risponde Virgilio, ed elli a me, la mia scrittura è piana
e la speranza di costor non farla sebbene si guarda con la mente sana. Cioè, che gli sta dicendo? Non c'è alcuna contraddizione. La mia scrittura è facile da capire, non puoi aver sbagliato. E la speranza di quelli è certa, non è vana, non fallisce. Se tu guardi questo con la mente sana, quindi cerca di capire come tutti e due possono essere, le cose possono essere vere. E al verso 37 aggiunge Virgilio una cosa molto interessante che noi capiremo oggi imperfettamente, perché come lo stesso Virgilio dice, solo Beatrice lo potrà spiegare in un modo compiuto, perché ha un aspetto trascendente, questo che spiegherà, che eccede la sua conoscenza. Che, già che, cima del giudizio non s'avvalla, perché fuoco d'amor compie in un punto ciò che desso disfare chi qui s'astalla. Allora, già che l'altezza, la cima del giudizio divino non si avalla, cioè avvallare è una parola formata con la parola valle, no? La valle è quello che appunto fa sì che una cima si abbassi. Allora dice, l'altezza del giudizio divino non diminuisce perché il fuoco d'amore, che è chiaramente il fuoco che stimola la preghiera, compie in un punto, cioè faccia sì che in un solo istante si compia quello che deve soddisfare qui dimora, col quello che dimora qua. Cioè sta dicendo questo: il debito verso Dio che stanno pagando le anime del purgatorio può essere pagato in 400 anni o in un istante, e il giudizio divino non si modifica per questo. È il fuoco d'amore, no? Dei parenti o degli amici che pregando fanno, diciamo, fanno sì che lo stesso debito verso Dio si paghi in meno tempo, e questo non annulla né diminuisce niente il giudizio stesso divino. Va bene? Chiaramente voi dite come mai? Come mai lo stesso debito si può fare attraverso un istante o tanti secoli di sofferenze? Lo sapremo in paradiso. E poi passa Virgilio a dire perché questo fatto, cioè l'efficacia dei suffragi, può convivere senza contraddizioni con quello che lui affermava nell'Eneide. Quindi al verso 40 dice, e là dove io fermai cotesto punto, non s'ammendava per pregar difetto, perché il priego da Dio era disgiunto. Cioè, e là, nel contesto dell'Eneide, in cui io mi occupai di questo aspetto, pregando non si poteva compensare un difetto, perché la preghiera era disunita dal vero Dio. Si pregava, per dirla con parole del primo dell'inferno, agli dei falsi e bugiardi. Quindi chiaramente Dio non ascoltava questo. Va bene? Ma, aggiunge Virgilio al verso 43, attraverso questo usuale avversativo dell'italiano antico, veramente, veramente a così alto sospetto non ti fermar se quella non ti dice che lume fia tra il vero e l'intelletto. Allora, ciò nonostante, davanti a un dubbio così profondo, tu non rimanere soddisfatto se non torna a parlartene con lei, quella che sarà tra la verità e il tuo intelletto una luce, cioè che ti illuminerà questa distanza che per ora è oscura tra la tua capacità di capire e la verità.
Questo è quello che fa ogni volta Virgilio, ogni volta che Dante ha un dubbio, che cede la propria competenza. Dire quello che lui può dire in un modo, insomma, imperfetto e transitorio, per tranquillizzare Dante, finché Dante non riceverà dalla fede rivelata che è Beatrice una spiegazione davvero soddisfacente. Ma non ha nominato Beatrice. Finora noi lo sapevamo perché abbiamo letto le note, eccetera, no? Noi che sapevamo come lettori, diciamo, spontanei del poema, se non avessimo avuto mai le note, sapevamo dal secondo canto dell'Inferno che è stata Beatrice a scendere nel limbo a chiamare Dante. Quindi un certo sospetto ce l'abbiamo che Beatrice è coinvolta in questo piano del viaggio di Dante. Sappiamo, questo dal primo dell'Inferno, che Virgilio non potrà accompagnare Dante nel paradiso perché fu ribelle alla legge cristiana e che quindi ci sarà un'anima più degna di lui per accompagnare Dante tra i beati. Questo lo sappiamo dai primi dell'Inferno. Ma che sarà Beatrice a ricevere Dante per portarlo in paradiso, lo sappiamo per la prima volta in un modo esplicito qua, al verso 46, quando Virgilio aggiunge, non so se intendi, io dico di Beatrice, tu la vedrai di sopra, in sulla vetta di questo monte, ridere e felice. Non so se capisci, ti sto parlando di Beatrice. Tu la vedrai qua sopra, sulla cima di questa montagna, e la vedrai ridente e felice, perché sarà nell'Eden, nel luogo della felicità che abbiamo perso per colpa di Eva e Adamo. Va bene? Vi ricordate che Virgilio nel secondo canto dell'Inferno aveva detto a Dante che Beatrice era scesa piangente nel limbo, perché Beatrice era addolorata dalla condizione di Dante e quindi piangeva per lui. Qui Virgilio annuncia che quando Dante incontrerà Beatrice nell'Eden, lei sarà ormai felice perché Dante sarà già in salvo rispetto alla condizione che l'aveva fatta scendere nell'inferno. Va bene? E Dante, al verso 49, come ogni volta che sente il nome della donna amata, perde ogni stanchezza, timore o abilità e non vede l'ora di arrivarci. Vi ricordate che era stato appunto il nome di Beatrice che aveva smosso Dante dalla sua prima crisi, prima ancora di scendere nel mondo dei morti, quando Dante non credeva di esserne all'altezza. Virgilio gli conferma innanzitutto che il suo viaggio è voluto da Dio, ma dicendo che c'è Beatrice, lui la prima cosa che dice è: oh, beata lei, no? Beata colei che mi soccorse, no? E quindi ringrazia Beatrice e perde la paura e accompagna Virgilio. Anche qua succederà che vuole muoversi, mentre prima Virgilio gli doveva dire dai forza, sali fino a questo pietrone, dai eccetera, adesso è Dante che ha fretta. E come vedremo nell'altra grande crisi che Dante avrà, alla fine di questo percorso purgatoriale, sarà ancora Beatrice a smuoverlo dall'enorme paura che ha. Allora al verso 49, e io... Signore, andiamo a maggior fretta, che già non m'affatico come dianzi, e vedi ormai che il poggio l'ombra getta. Allora, signore, andiamo più velocemente, che non ho più fatica come avevo prima. E qui è significativo che Dante fa una cosa che di solito fa Virgilio per mettere fretta a lui, cioè dire che ora è. E gli dice, vedi che ormai... questo monte sta lanciando un'ombra, quindi vuol dire che il sole è molto alto, va bene? Quindi
è Dante che ha fretta e che non sente più la stanchezza per motivi in realtà, diciamo, animici, perché Dante, a differenza di quello che accadrà dopo, che andrà perdendo i peccati man mano che sale, quindi si sentirà sempre più leggero, come gli ha annunciato Virgilio. Qui è esattamente nelle stesse condizioni di 2 ore prima, quando era stanco, ma ora ha sentito che vedrà Beatrice e quindi gli è scomparsa la fatica, ma è anche, diciamo, una risposta in un certo qual modo puerile, perché Dante probabilmente come personaggio si è immaginato che vedrà Beatrice quello stesso giorno. E quindi Virgilio adesso corregge questa possibile, diciamo, illusione di Dante e attraverso questa correzione, come vedremo ora, approfitta il Dante scrittore con la naturalezza che caratterizza la sua narrazione per dirci una nuova regola di come funziona il purgatorio. Vi ricordate che nella prima lezione di quest'anno abbiamo detto che essendo un regno che non aveva praticamente tradizione, in cui Dante enuncia per la prima volta dov'è, come funziona, come vi si accede, è dei 3 libri della Commedia quello più didattico, quello attraverso il quale veniamo a sapere più cose che invece degli altri regni si sapevano già. E quindi vedete con quale spontaneità in mezzo al dialogo, in risposta a questa illusione di Dante, Virgilio enuncia questa nuova regola che effettivamente avrà anche delle conseguenze narrative. Al verso 52, noi andremo con questo giorno innanzi, rispose, quanto più potremo mai, ma il fatto è d'altra forma che non stanzi. Cioè noi continueremo a camminare durante questo giorno, andare avanti, rispose Virgilio, tutto quanto potremo fare. Ma il fatto sta in un modo diverso da quello che tu credi. Prima che sia lassù, tornar vedrai colui che già si cuopre della costa, sicché i suoi raggi tu romper non fai. Allora, prima che tu sia lassù, vedrai tornare il sole, cioè colui che già si sta coprendo nella costa, in modo che ormai tu non puoi rompere i suoi raggi. Cioè sta dicendo, noi continueremo a camminare nel giorno di oggi, ma prima che tu arrivi all'Eden, alla cima dove vedrai Beatrice, vedrai come torna il sole, cioè passerà almeno un altro giorno, non vedrai Beatrice oggi, sta dicendo Virgilio a Dante. Si capisce? E noi, diciamo, il fatto che Virgilio dica appunto, noi cammineremo quanto ce lo permetterà il giorno, come vi dicevo, implicitamente sta avvertendo che nel purgatorio si può camminare solo quando c'è luce, che quando il giorno finisce, e qui è detto che sta per finire perché ormai il sole sta cadendo. Io prima ho detto male, non il sole non era molto alto, il sole si stava abbassando, perciò vedremo tra qualche canto che Dante e Virgilio devono sostare finché non sarà giorno di nuovo uscirà il sole e potranno riprendere la salita. Il fatto che Virgilio dica anche qua, in un modo molto leggero, al verso 57, che ormai Dante non progetta ombra, l'ombra la progetta il monte, è incredibilmente verosimile, cioè rende incredibilmente verosimile, se mi permettete l'ossimoro, l'episodio che inizia con la comparsa di Sordello, che accompagnerà per un po' di tempo i pellegrini, perché nessuna delle anime che Dante trova nel prossimo canto, per esempio, capisce che Dante è vivo,
perché non c'è più ombra, che era quello che invece, cioè lui non progetta più ombra, quindi molte delle anime crederanno che Dante è un'anima, perché vi ricordate che quelle che abbiamo visto finora si sono accorte che Dante era vivo perché progettava un'ombra. E invece ora, che il sole si sta ponendo, vedremo che c'è una serie di equivoci giustificati anche da questa assenza d'ombra. Allora, il verso 58 inizia la seconda parte del canto. Da questa parte, diciamo, che è stata prima fatta a più voci di molti personaggi che chiedevano a Dante di pregare per loro. Questa interruzione, diciamo, didascalica della domanda di Dante sulla validità dei suffragi e l'apparente contraddizione con il passo dell'Eneide. La risposta di Virgilio, ora arriva un'anima sola, un'anima sola che, come stavamo dicendo, vedremo è l'anima di Sordello. Al verso 58 è Virgilio che sta parlando, ma vedi là un'anima che posta sola solitta in verso noi riguarda, quella ne insegnerà la via piuttosto. Siccome Dante ha appena espresso la sua fretta di tornare, di arrivare lassù dove Beatrice, dice ecco là vedi un'anima che è lì, diciamo, come una sorta di statua, no? Che attira l'attenzione in mezzo a una situazione di solitudine, guarda verso di noi, quella ci potrà dire qual è la via più veloce per cominciare, per continuare la nostra salita. Allora, finite le parole di Virgilio, il Dante scrittore riprende, venimmo a lei, o anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa, e nel mover degli occhi, onesta e tarda. Cioè, arrivammo a quest'anima, e qui interrompe la narrazione il Dante scrittore ed esclama, o anima lombarda, ecco la parola lombarda, cioè del nord Italia, vi ricordate l'avevamo sentita a proposito dello stesso Virgilio, I miei furono lombardi, aveva detto i miei parenti furono lombardi, mantoani di per patria ambedue, aveva detto Virgilio quando si era presentato, e Dante esclama come ti stavi altere, disdegnosa, come in una situazione quasi di disprezzo nei confronti di tutto il resto che lo circonda, e nel muovere degli occhi decorosa e lenta, che fa parte appunto di questa immagine stoica dei saggi antichi che ricorda un po' l'atteggiamento dei magnanimi del limbo, no? Del nobile castello, vi ricordate che parlavano poco, guardavano con gli occhi lenti, Anche Sordello, che per ora non dovremmo sapere chi è, ha questo aspetto un po' diverso dal resto. E al verso 64 vedete come contrasta con le richieste costanti di queste anime, anche perché Sordello non ha capito che Dante è vivo, è in disparte. Al verso 64 ella non ci diceva alcuna cosa, ma lasciava negir solo sguardando a guisa di leon quando si posa. Allora non ci diceva niente, ma permetteva che noi ci avvicinassimo a lui solo guardandoci come un leone quando è posato. Quindi veramente è statuaria, no? L'immagine di questo che se ne sta da solo, in disparte, in silenzio, incommovibile, come un leone. Allora, al verso 67, pur Virgilio si trasse a lei pregando che le mostrasse la miglior salita, e quella non rispose al suo dimando, ma di nostro paese della vita ci inchiese. Allora Virgilio si avvicinò a lui e gli pregò che indicasse a lui e a Dante la salita migliore del monte. E quest'anima, questo è notevole, invece di rispondere, di dire prenditi qua,
risponde in realtà domandando sulla zona d'origine e la vita di Dante e Virgilio. Cioè evidentemente quest'anima percepisce che loro due hanno qualcosa di diverso, perché stanno andando già cammino alla montagna soli, due, senza sapere la strada, e allora domanda: ma chi siete voi? Che fate qua? Di dove siete? E allora il dolce duca incominciava Mantua, allora Virgilio si accinge a rispondere, come tante volte le anime rispondono facendo una perifrasi geografica sul luogo di nascita, ne abbiamo visto una pochissimo tempo fa, Siena mi fe di specie mi maremma, no? Che comincia con il nome della città d'origine, probabilmente Virgilio stava per completare Mantua mi fece, va bene, o mi vide nascere, ora sono a Napoli, però si interrompe perché l'ombra, leggiamo verso 72, Mantua, e l'ombra tutta inseromita sorse per lui del loco che pria stava, dicendo: o Mantuano, io son sordello della tua terra, e l'un l'altro abbracciava. Allora si interrompe Virgilio perché l'ombra di quest'anima, che prima era romita, cioè eremita, solitaria, quasi distante da tutto il resto, si alzò dal luogo dove stava prima, dicendo: Mantovano, io sono sordello della tua terra. E tutti e due si abbracciarono. Questo è notevole, no? Perché sordello non sa ancora che è davanti a Virgilio. La sola cosa che sa è che è di Mantova, della stessa patria sua, e lo abbraccia come fanno gli stranieri in un altro paese, no? Non tutti gli stranieri, veramente io questa scena l'ho sempre associata ai napoletani, no? Che dove si trovano, anche a Milano, dicono: Napoli, anch'io sono napoletano, e diventano immediatamente amici, va bene? Quello che è notevole e che contrasta, come vi dicevo, in un modo enorme con l'enumerazione delle anime morte per violenza, è che nell'aldilà, dove le anime ormai dovrebbero avere una patria in comune, che è la casa del Signore, dove stanno per arrivare, quest'anima sente ancora così fortemente l'appartenenza alla propria patria del mondo e l'amicizia immediata con un compatriota, con un concittadino. Allora, siccome dal verso 76 in poi comincerà questo monologo che vi dicevo, è una digressione del Dante scrittore che interrompe la narrazione, vi propongo... Ah, scusate, non vi ho raccontato chi è Sordello. Mamma mia, sto dando i numeri. Allora, Sordello era un trovatore, era un poeta molto famoso anche per le sue azioni politiche, era nato a Goito, che è nel Mantovano appunto, aveva scritto molte poesie in lingua doc, quindi in provenzale, che voi sapete erano poesie che circolavano molto in Italia ed ebbero un'enorme influenza nella nascita della letteratura italiana. Di lui si sono conservati ben 42 componimenti poetici, tra i quali molti sirventesi, che è un genere che spesso parla di politica, uno dei quali, uno dei sirventesi più famosi, era un lamento, un plagne, che è la parola come pianto ma in lingua doc, per la morte di Blacas, nella quale Sordello fa un'invettiva violenta contro i politici corrotti, che dovrebbero imparare da questo Blacas che invece è morto. Perché vi nomino questo plagne e non gli altri 42 componimenti? Perché la critica ha sempre
associato questo plan di Sordello con la digressione che leggeremo dopo la pausa, dove Dante appunto si scaglia contro i politici corrotti dell'Italia e contro la Chiesa che non mette ordine e contro gli imperatori tedeschi che non si occupano dell'Italia, va bene? E quindi è possibile che Dante l'abbia scelto lì, diciamo, per fare questo discorso politico in questo sesto canto, prendendo come modello appunto il Sirventese di Sordello. Allora, sono le 3:02, se siete d'accordo facciamo una pausa di 5 minuti, mi inviate le vostre eventuali domande. Ci vediamo alle, ormai sono le 3:03, ci vediamo alle 3:08. A dopo. Allora, rieccomi, riprendiamo. Vedo sulla chat una domanda di Alejandra sul significato di questa regola del purgatorio dantesco secondo cui non si può andare avanti la notte. In realtà io questo argomento l'ho solo anticipato perché finora Virgilio la sola cosa che ha detto è cammineremo finché è giorno. E Beatrice non la vedrai oggi, dovrai passare almeno una notte, cioè rivedrai uscire il sole prima che tu la possa vedere, no? Quindi è implicito questo nel fatto che cammineranno solo di notte, ma poi si parlerà tra un po' di questo, anzi la settimana prossima avremo modo di parlarne e di vedere i significati che ha. Diciamo una cosa abbastanza evidente fin da subito, cioè se la luce in tutto il libro rappresenta simbolicamente la grazia di Dio, l'assenza di luce non permette l'andare avanti nella penitenza perché non c'è grazia che accompagni questa, insomma, questa strada di miglioramento del peccatore, va bene? Però ne parleremo la settimana prossima con calma. Allora, non essendoci più domande, riprendiamo la lettura dal verso 76 che vi dicevo, dove ha inizio questa digressione del Dante scrittore che parte dalla memoria appunto di questo subito abbraccio che nacque tra Sordello e Virgilio solo per il fatto di avere Mantua come patria natia in comune. Vi dicevo che il monologo più lungo dell'intera commedia occupa ben 76 versi, quindi divide il canto esattamente a metà, ed è la parte del canto che giustifica, come vi dicevo, questa comune espressione sui canti politici numero 6, perché arriva adesso appunto l'argomento politico. Allora, leggiamo. Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchieri in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. In questo celeberrimo inizio Dante fa un'apostrofa all'Italia, per parlare all'Italia direttamente, come serva, e cioè non come nazione libera,
non nazione nel senso chiaramente ottocentesco romantico, come luogo di nascita di qualcuno che non è libera. Paradossalmente, come vedremo, diciamo a metà del Purgatorio, nel discorso di Marco Lombardo, torneremo a parlarne anche nel Paradiso, nel progetto politico di Dante, nel modello dell'impero universale, c'è quest'idea secondo cui ogni città, anzi ogni villaggio, ogni città, ogni parte del mondo può essere libera politicamente solo se si sottomette alla forza diciamo super partes dell'imperatore. E infatti Dante scrive delle epistole ai concittadini esortandoli ad essere liberi da tutti questi mali che diciamo nuociono all'Italia, sottomettendo la propria giurisdizione a quella dell'imperatore. Questo inviato da Dio, come vedremo, secondo Dante, che può garantire la libertà, la pace e la giustizia nella quale ogni essere umano può essere felice. Torneremo a parlare di questo quando leggeremo il canto 16 del Purgatorio, ma quando si dice che l'Italia è serva, mi preme sottolineare che non ci si riferisce alla situazione, diciamo, della modernità italiana che possiamo leggere, non lo so, in Manzoni, in Foscolo, secondo cui l'Italia è serva perché ci sono paesi stranieri che la stanno sottomettendo, ma si riferisce alle divisioni interne, alle guerre di cui l'Italia non si può liberare perché non accetta quello che sarebbe la sua salute, la salute dell'Italia. Vi ricordate che nel canto primo dell'Inferno Virgilio fa questa questa profezia sul veltro, su questo riformatore religioso politico di cui tanto si discute, che sarà la salvezza dell'umilitalia, dice lui, per la quale morirono la Vergine Camilla, Turno, tutti i personaggi dell'Eneide. Va bene? Allora inizia il Serva Italia, ostello di dolore, cioè casa che accoglie solo dolore, primissima metafora per l'Italia. Nave senza nocchieri in gran tempesta, un'altra efficacissima metafora su una barca che in mezzo ai venti contrastanti della tempesta non ha nessuno che la conduca, non padrona di provincia, come doveva essere l'Italia nell'impero, no? Perché Roma era appunto la capitale e tutte le altre erano le province dell'impero, ma bordello, ma prostibolo, va bene? Quindi non signora, ma sede di prostituti, va bene? E adesso, subito dopo, al verso 79, lo scrittore ci spiega perché a questo punto gli è venuta l'idea di esclamare a Serva Italia, quindi associa quello che è appena capitato tra Sordello e Virgilio con questa sua esclamazione. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo qui di festa, e ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quei che un muro e una fossa serra. Cioè quell'anima nobile, gentile, di Sordello, fu così presta, così veloce, così sollicita, solo per il dolce suono del nome, cioè per il nome della sua patria, di fare festa al suo concittadini, quindi di abbracciarlo, quivi, cioè in quel luogo, appunto come dicevamo, nel regno ormai della morte, dove i legami con le patrie del mondo dovrebbero affievolirsi, ma anche lì si sono abbracciati solo per il suono della patria comune,
E ora in te, verso 82, in te è sempre la serva Italia, il vocativo, non stanno senza guerra i vivi tuoi, cioè i tuoi che sono vivi in te, Italia, sono tutti in guerra e l'un l'altro si rode di quei cum muro una fossa serra. E si aggrediscono tra gli altri quelli che abitano chiusi dentro la stessa muraglia e la stessa fossa di un castello. Quindi vedete il contrasto tra l'unione politica ideale di Dante, tra due personaggi che non si conoscono, ma solo sanno che hanno la patria in comune, il contrasto tra questo nell'aldilà e la situazione fortemente divisa e violenta dell'Italia. E continua il verso 85 a parlare all'Italia, cerca misera intorno dalle prode le tue marine e poi ti guarda in seno, se alcuna parte in te di pace gode. Cioè, guarda, ti dice all'Italia come se fosse una donna che può guardare il proprio territorio come se fosse il corpo, no? Guardati, poverina, nelle coste marine, che sono tante in Italia, e poi guarda dentro, nel seno, se c'è una qualche parte tua o Italia che gode di pace, dando per scontato che no, che non la troverà. E al verso 88 un'interessante allusione alla costituzione delle leggi romane da parte di Giustiniano, che vi dicevo all'inizio del viaggio, della lezione, che sarà il protagonista del Sesto del Paradiso, che parlerà della storia dell'impero. Giustiniano, come voi sapete, fu questo imperatore che a un certo punto, nella visione di Dante, abbandonò le imprese territoriali, lasciandole al suo Belisario, come dice lui, che se ne occupasse, come dice lui nel Sesto del Paradiso, perché era stato chiamato da Dio provvidenzialmente per organizzare il corpus iuris, cioè il corpo delle leggi romane, che sono state vigenti fino alla Rivoluzione Francese in molti paesi, la giurisprudenza romana. Allora, perché Dante parla di questo? Interessante quest'idea, al verso 88 dice: che val perché ti racconciasse il freno Giustiniano se la sella è vuota? Allora, che cosa serve che attraverso le leggi Giustiniano ti aggiustasse il freno? Vedete che qua Dante passa dalle metafore precedenti dell'Italia come ostello di dolore, nave senza nocchiere, bordello, passa all'Italia come una cavalla, come un cavallo che non ha leggi, che non ha nessuno che la può domesticare. Allora dice: a che cosa serve che ti rimediasse, no? Che ti racconciasse il freno del cavallo, appunto, Giustiniano, con le leggi, se la sella è vuota, cioè se non c'è nessuno che monta l'Italia, che sarebbe l'imperatore quello che lo dovrebbe fare, e che quindi lo usa questo freno delle leggi. E immediatamente aggiunge al verso 90: sans esso fora la vergogna meno. Cioè, se l'Italia non potesse vantare la sua storia civile così alta, così sublime, come la Roma che organizzò le leggi, la vergogna sarebbe minore. Come dicendo, se noi italiani non avessimo un passato così glorioso di leggi organizzate che servirono a unificare il mondo, perché questo è per Dante la missione dell'impero, la vergogna sarebbe minore se noi procedessimo da una nazione senza leggi. Va bene? E immediatamente adesso cambia, al verso 91, il vocativo. Prima si rivolgeva direttamente all'Italia, adesso si rivolge alla gente di chiesa. Perché, come vedremo in ogni discorso politico di Dante,
l'accusa va sempre come ultimo responsabile al Papa, perché nell'idea di Dante, come abbiamo detto tante volte durante la lettura dell'Inferno, l'imperatore e il Papa sono le due, diciamo, i due benefattori che inviò Dio all'umanità, che era già macchiata dal peccato, per guidarli, l'imperatore, verso la consecuzione della felicità in questo nostro mondo, e il Papa per mostrare, dice Dante, almeno la torre della Gerusalemme celeste, cioè la via del bene attraverso la quale si può raggiungere la felicità del paradiso. E invece, secondo Dante, come abbiamo avuto modo di dire quando abbiamo letto il canto 19 dell'Inferno, vi ricordate quello della Simonia, dove Dante, diciamo così, violentemente si rivolge a Niccolò III, al Papa che è lì dannato e che confonde Dante con Bonifacio, non so se vi ricordate quel canto geniale, vabbè, lì appunto Dante sostiene una cosa che sostiene anche nel trattato politico, nella monarchia, e cioè che la donazione di Costantino, cioè questo documento che solo dopo Dante l'umanità avrebbe scoperto che era un falso, secondo cui l'imperatore Costantino avrebbe donato Roma, gran parte dell'Italia, alla Chiesa, secondo Dante questa donazione, che lui e la sua epoca ritenevano vera, un documento reale, veramente di quell'epoca, lui sostiene che questo è stato l'inizio del grande male dell'umanità, perché per la prima volta la Chiesa usurpò in qualche modo il potere materiale della terra, e perdendo questo controllo reciproco che dovrebbero garantirsi le ingerenze del papato e dell'impero, tutto è andato a finire come abbiamo visto, con violenza, divisioni, guerre intestine, esili. Va bene? Allora, adesso al verso 91 appunto si scaglia contro la Chiesa. Hai gente che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella, sebbene intendi ciò che Dio ti nota. Guarda come sta fiere fatta fella per non essere corretta dagli sproni, poiché ponesti mano alla predella. Cioè, ho gente di Chiesa, no? Gente che in realtà avresti dovuto, dovresti essere devota e permettere che Cesare, cioè l'imperatore, sieda nella sella che conduce il cavallo, che è l'Italia nella metafora, se capisci bene quello che ti nota Dio. Qui Dante si sta riferendo chiaramente a questo passo del Vangelo di Luca, famosissimo, no? Lasciate a Cesare ciò che è di Cesare, che per Dante è appunto l'amministrazione della terra, di tutta la terra abitata, nella quale la Chiesa non dovrebbe centrare per niente. Per Dante la Chiesa non dovrebbe avere beni materiali. Bene? Allora sta dicendo, voi che invece di dedicarvi alla devozione e lasciare che Cesare, l'impero, l'imperatore, si occupi della terra, tu gente, verso 94, guarda come questa fiera, il cavallo che è Italia, è diventato cattivo per il fatto di non essere corretta dagli sproni, cioè las espuelas, dopo che hai posto mano alla predella, cioè che hai preso, invece di essere, di lasciare che Cesare guidasse dalla sella il cavallo nel modo giusto, tu a piedi, in un modo del tutto innaturale, hai preso le redini e hai cominciato a cercare di guidare l'Italia. Guarda cos'è diventata l'Italia, quanto è diventata selvaggia questa fiera. Si capisce, no? L'allegoria che sta facendo Dante. E immediatamente passa a rivolgersi all'imperatore Alberto I di Augsburgo, il figlio di Rodolfo,
che, è stato, che era imperatore nel momento in cui Dante fa il viaggio e scrive, perché è stato imperatore tra il 1298 e il 1308, cui, come ora vedremo, Dante rimprovera il fatto di non scendere in Italia a farsi incoronare dal Papa e unificare l'impero annessando anche, annettendo l'Italia. Allora, al verso 97, o Alberto tedesco che abbandoni costei che fatte indomite selvaggia e dovresti inforcargli i suoi arcioni, giusto giudicio dalle stelle cagia sopra il tuo sangue e sia nuovo e aperto tal che il tuo successore temenza naggia. Cioè, Alberto Germanico, no, d'Augsburgo, che abbandoni questa fiera, cioè l'Italia, che è diventata indomita e selvaggia, invece di usare gli arcioni, e adesso al verso 100, si augura Dante che un giusto giudizio divino cada dalle stelle sopra il tuo sangue, sopra i tuoi successori, e che sia nuovo, cioè inedito, diverso da tutto quello che è accaduto prima, e aperto, cioè evidente come punizione, in modo che il tuo successore abbia paura del giudizio divino. Qui, secondo alcuni, Dante sta pensando appunto ad Arrigo VII, questo imperatore, sempre della casa di Augsburgo, appunto, Dante esorta a scendere in Italia e a unificarla, e che effettivamente lo farà nel 1310, solo che insomma la sua impresa sarà osteggiata dalle città italiane, da una lega capeggiata appunto da Firenze, perciò Dante continua a insultare i fiorentini, a esortarli ad abbassare la cresta e accettare l'autorità dell'imperatore Arrigo VII. Ma oltre a queste, insomma, queste difficoltà proprio politiche che trova Arrigo, tra le quali anche il tradimento da parte del Papa, poi muore nel 1313 in un modo inatteso, e quindi l'impresa imperiale nella quale Dante sperava, non solo credeva come salvezza per l'Italia, ma sperava anche per tornare a Firenze dal suo lungo esilio, svanisce completamente. E al verso 103 giustifica perché sì, se la prende appunto con Alberto Tedesco e con Rodolfo suo padre, che avete tu e il tuo padre sofferto per cupidigia di costa distretti che il giardin dell'imperio sia deserto. Cioè, già che voi, tu e tuo padre, dice ad Alberto, per cupidigia, la maledetta lupa della selva, cupidigia dei distretti di colà, cioè del nord, della Germania, avete sopportato, avete tollerato che il giardino dell'impero, cioè l'Italia, sia diserto, quindi in preda alle lotte intestine di ogni singolo signorotto delle città. E adesso al verso 106, dal 106 al 108, Dante nomina alcune famiglie importanti del nord e del centro dell'Italia, Guelfi e Ghibellini, che si stanno ammazzando tra di loro, e passa direttamente, passerà solo dopo al 109, alla richiesta proprio sentita, commovente, chiedendo agli imperatori di venire a vedere cos'è diventata l'Italia per colpa della loro dimenticanza. Verso 106, vieni a veder Montecchi e Cavelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Queste famiglie famose, come vi dicevo, nel caso di Montecchi e Cavelletti,
conoscerete, insomma, attraverso l'opera di Shakespeare, a quali misfatti arrivano le inimicizie delle città. Monaldi filippeschi erano di Urbino, invece, anche loro, Monaldi Guelfi, filippeschi di Bellini. E uomo senza cura è il vocativo, cioè uomo che non si preoccupa di ciò che dovrebbe invece occuparsi. Diciamo il vocativo si riferisce sempre a Alberto Tedesco, no? Questi, cioè Montecchi e Cappelletti, già tristi per le lotte, questi con sospetto, cioè che ma stanno per arrivare proprio al sangue. E al verso 109, vien crudel, vieni, e vedi la pressura dei tuoi gentili e cura lor magagne, e vedrai Santa Fior come oscura. Allora, vieni crudeli, dice ad Alberto, vieni e vedi la pressione che hanno i tuoi nobili da parte della Chiesa e cura lor magagne, cioè cura i loro difetti, e vedrai Santa Fior. Santa Fiora era una famiglia di conti, di aldobrandeschi molto importanti, che erano sempre oppressi dal comune di Siena che lottava per le loro possessioni a Siena. Vedi Santa Fior come oscura, come si è oscurata rispetto alla condizione precedente di nobili ancora feudatari dell'impero, che è l'ideale appunto che Dante sta difendendo. E adesso passa a vedere Roma e la chiama, riprendendo un'immagine delle lamentazioni di Geremia, un'immagine che si usava per Gerusalemme, la chiama vedova e sola. Al verso 112, vieni a veder la tua Roma che piagne, vedova e sola, e di notte e di e notte chiama, Cesare mio, perché non mi accompagni? Vedete che qui sta prendendo un'immagine secondo cui Roma sarebbe stata la moglie dell'imperatore Cesare, ma è morto l'imperatore, perché secondo Dante l'impero è vacante finché non arriverà un nuovo imperatore che prenda le sue responsabilità, e quindi Dante considera che dalla morte di Federico II di Svevia, cioè nel 1250, non c'è imperatore, come non c'è neanche papa, perché anche lo vedremo quando leggeremo il Paradiso, Pietro, primo papa, fondatore della Chiesa, non riconosce Bonifacio VIII, che è papa nel 1300, mentre Dante fa il viaggio, come un suo vero successore, ma dice che il luogo del papato è vacante. E qui allora Roma prende questa immagine, vi dicevo, biblica, di una donna vedova e sola che durante il giorno e la notte chiama, inutilmente si capisce, Cesare mio, perché non mi accompagni, perché non mi difendi, perché non stai accanto a me, o Cesare come imperatore. E qui al verso 115 passa all'ironia, al sarcasmo, il Dante scrittore, perché appunto questi versi vengono, in realtà hanno un significato opposto a quello che la lettera dice. Vieni a veder la gente quanto s'ama, è ironico chiaramente, no? Quanto si odia sarebbe. E se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti vien della tua fama. Cioè se non ti muove a venire in Italia la pietà verso di noi italiani, dice Dante, fallo almeno in nome della vergogna per la fama pessima che stai acquistando, dice Alberto. E adesso cambia di nuovo il vocativo, al verso 118, e Dante si rivolge a Cristo, nominato nell'audace suo modo sincretico tra la cultura classica e la cultura cristiana, sommo Giove. E se lecito me, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crocifisso, sono gli giusti occhi tuoi rivolti altrove? Cioè, se mi è lecito domandarti, o sommo Giove, che foste crocifisso in terra per salvare noi, i tuoi occhi giusti guardano da un'altra parte?
Dante qua, vedete, è il Dante scrittore che interra e osa domandare a Dio: ma ti sei distratto? Stai facendo altre cose e non difendi noi italiani? Ma immediatamente da un'altra possibilità, al verso 121, o è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene in tutto dell'accorger nostro sciso? O forse, dice Dante, nell'abisso infinito del tuo consiglio, cioè nella preparazione provvidenziale della tua giustizia infallibile, che è imprescruttabile per noi umani, cioè totalmente sciso, separato del nostro accorgerci, cioè della nostra possibilità di capire, che lo stai facendo per alcun bene? Cioè, si capisce? Prima ha detto: oh Dio, perché tolleri questo? E poi ha detto: forse stai preparando qualche bene che nell'abisso della tua provvidenziale finalità noi umani non possiamo vedere, e noi lo capiamo come mancanza di reazione divina, ma in realtà è la nostra pochezza da mortali che non ci permette di capire quale bene c'è nel fatto che Dio stia tollerando che l'imperatore non si occupi dell'Italia. Si capisce l'idea? E al verso 124: che le città d'Italia tutte piene son di tiranni, e un marcel di vento ogni villan che parteggiando viene. Cioè, già che le città d'Italia sono tutte piene di tiranni, cioè di signori che vogliono prendere più potere di quello che gli spetta, e ogni marcel, cioè ogni villano che parteggia per un partito diventa un marcello. Di questo marcello ci sono diverse opinioni presso i commentatori. Secondo alcuni è questo Marco Claudio Marcello, che nella seconda guerra punica liberò Siracusa, secondo quello che si racconta nell'Eneide, come dicendo: ognuno che viene crede di essere un libertatore, insomma. Secondo altri sarebbe Caio Claudio Marcello, un console romano che parteggiò per Pompeo, e quindi vuol dire che vuole intaccare l'autorità dell'imperatore, cioè Cesare. Cioè, nella visione di Dante, bisogna ricordare, perciò Dante dice Cesare tante volte in questo canto, Cesare è il primo imperatore. È quello che fonda questa, diciamo, istituzione, che troverà la sua più perfetta espressione con Augusto. Va bene? E adesso passa a parlare, a rivolgersi direttamente a Firenze con sarcasmo, come dicendo: tu Firenze non ti preoccupare, perché tutto questo discorso non ti coinvolge, tu stai bene. E chiaramente noi sappiamo benissimo dalle invettive dell'inferno che Dante non considera affatto Firenze in buone condizioni. Fiorenza mia, ben puoi essere contenta di questa digressione che non ti tocca, mercé del popolo tuo che si argomenta. Cioè, Firenze mia, tu puoi stare contenta di questa mia digressione da scrittore, perché non ti tocca, non sei parte del bersaglio della polemica, grazie al tuo popolo che si sforza. Tutto sarcastico. E tutto sarcastico anche quello che segue, verso 130. Molti han giustizia in cuore, tardi scocca per non venir senza consiglio all'arco, ma il popolo tuo la insommo della bocca. Cioè, molti che sentono la giustizia nel cuore tardano a dare un giudizio affinché non arrivi senza consiglio, senza un pensiero ragionevole, la freccia al bersaglio. Va bene? Cioè, molti credono di sapere che cosa bisogna fare, ma non parlano, non lo fanno perché vogliono essere sicuri
ma invece il tuo popolo ce l'ha nel sommo della bocca. Voi invece, fiorentini, parlate della giustizia tranquillamente, senza nessun problema. E al verso 133, molti rifiutanlo come un incarico, ma il popolo tuo sollecito risponde senza chiamare e grida in sobbarco. Cioè molti rifiutano la carica comune, le cariche pubbliche per il peso della responsabilità, è sottinteso. Ma il tuo popolo, cioè di Firenze, risponde sollecito senza che nessuno lo chiami, gridando io lo faccio io mi, insomma, mi alzo le maniche per lavorare. Capite il sarcasmo, no? Come dicendo Dante, che è stato cacciato da Firenze mentre scrive questo, già in esilio, perché i Guelfi neri hanno preso il potere, come dice lui, senza che nessuno li chiami, è chiaro che sta dicendo chi prende il potere, dicendo non preoccupatevi, ci penso io, è per rubare, non è perché senta questo patriottismo di voler collaborare al bene comune, vero? E di nuovo con sarcasmo al verso 136, ortifa lieta che tu hai benonde, tu ricca, tu con pace e tu con senno. Ora diventa lieta, felice, già che tu hai molte ragioni per esserlo. Tu ricca, tu pacifica e tu assennata, cioè piena di intelligenze, ragionevole. Di tutto, come nell'ironia, bisogna leggere l'opposto, vero? Se io dico il ver, l'effetto non nasconde. Cioè, se sto parlando, lo potete vedere da come sono le cose. E tra questi effetti c'è appunto l'enumerazione dell'inizio del canto. Cioè, io, può dire Dante, ho visto la quantità di morti per violenza italiani che si trovano nell'aldilà. E quindi è ovvio come stanno le cose in Italia, se la gente muore in questo modo. Bene. E adesso al verso 139 un altro sarcasmo, dove Dante addirittura si serve del doppio senso di una parola: Atene Lacedemona, cioè Atene Sparta, che erano le grandi città famosissime per appunto i loro giuristi, no? Salone e Licurgo, che fenno le antiche leggi e furono sì civili, cioè che crearono le antiche leggi in un modo così civile, fecero al vivere bene un picciol cenno verso di te. Cioè, in realtà non sono niente davanti a quello che fai tu, Firenze, che a mezzo novembre, che fai, verso 142, che fai tanto sottili provvedimenti che a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fini. La parola di cui dicevo Dante sfrutta in doppio senso è sottili, perché sottile in italiano antico, ma anche in italiano moderno, a differenza dello spagnolo, sottile vuol dire quello che vuol dire sottili in spagnolo, quindi una cosa, insomma, diciamo di alta intelligenza, che richiede di una grande riflessione per essere capita, ma allo stesso tempo vuol dire fine in senso fisico, no? Uno può dire, non so, quest'anello è più sottile di questo, che è più grosso, va bene? Allora, sfruttando appunto questa polisemia, Dante dice: Atena e Sparta, che fecero le grandi leggi antiche, non furono niente in confronto di te, che fai leggi così sottili, con il senso di così intelligenti, ma anche subito dopo quello che segue prende l'altro senso di sottile fisico, come se fossero fili così sottile che quello che tu fili in ottobre a mezzo novembre non arriva. E cioè le tue leggi sono così fini che si rompono quando passa un mese. Va bene? E il ricordo di ottobre-novembre probabilmente è una allusione velata all'esilio di Dante, perché nel 1301
i gualfieri neri a novembre arrivano al potere e cambiano ovviamente ogni legge, sicché Dante non può più tornare a Firenze essendo guelfo bianco, vero? E al verso 145, è già quasi la fine, quante volte del tempo che rimembre, legge, moneta, ufficio e costume, in tu mutato e rinnovate membre. Cioè, parlando appunto di questi cambiamenti veloci che vanno contro la stabilità che Dante desidera per l'Italia e per il mondo, dice quante volte chiede quasi a Firenze, quante volte del tempo di cui hai memoria hai cambiato legge, moneta, costume e governo e hai cambiato membri, cittadini, Firenze. Che al verso 148, l'ultima delle tante immagini che abbiamo visto, no? Della nave senza nocchiere, del bordello, del cavallo, adesso quella che chiude il canto, che è di un'efficacia veramente meravigliosa. E se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quell'inferma che non può trovar posa in sulle piume, ma col dar volta suo dolore scherma. Cioè, se tu ti ricordi quante volte hai cambiato leggi, governo, moneta, eccetera, costume, e vedi una certa luce, vedrai tu, Firenze, che rassomiglia a quella donna malata che non può trovare posa, riposo nel letto, sulle piume, e cerca di schermare, cioè di coprire il proprio dolore, cambiando posizione, girandosi. È veramente straordinaria questa immagine della patria come una donna malata che invece di, nella visione di Dante, trattare la malattia, che per Dante sarebbe accettare l'autorità dell'impero, cerca di calmare il proprio dolore appoggiandosi sempre sui lati diversi. In un modo chiaramente inefficace, che riprende l'idea del cambiamento costante di governo, di costume, di leggi. Avete qualche domanda prima che rileggiamo il canto? Siete tristi per l'Italia? Allora, lo rileggiamo se riesco a mettere di nuovo in ordine i miei appunti perché ho combinato qui un macello. Non vorrei leggere i versi in un ordine che non è. Mamma mia. Allora, come è morto Sordello, mi domandano, non si sa, di Sordello a un certo punto si perdono le tracce, non sappiamo come è morto. Cioè, non è che non lo so io, non lo sa la storia. Rileggiamo il canto allora? Quando si parte il gioco della Zara, colui che perde si rimandolente, ripetendo le volte, triste impara. Con l'altro se ne va tutta la gente, qual va dinanzi e qual dirietto il prende, e qual dal lato gli si reca a mente. El non s'arresta, e questo è quello intende, a cui porge la man più non fa pressa e così dalla calca si difende. Tale era io in quella turba spessa, volgendo a loro e qua e là la faccia e promettendomi sciogliea da essa. Qui v'era la retin che dalle braccia fiere di ghinde tacco ebbe la morte e l'altro che annegò correndo in caccia. Qui vi pregava con le mani sporte Federico Novello e quel da Pisa che fe parerlo buon Marzucco forte. Vidi Conte Orso e l'anima divisa dal corpo suo per astio e per inveggia, come dicea, non per colpa commisa. Pierde la broccia, dico, e qui proveggia mentre di qua la donna di Brabante, sicché però non sia di peggior greggia.
come libero fui da tutte quante quell'ombre che pregara pur ch'altri prieghi, sicché sabacci lor divenir sante, io cominciai. E il par che tu mi nieghi, o luce mia, espresso in alcun testo, che decreto del cielo razion pieghi, e questa gente prega pur di questo, sarebbe dunque loro speme vana, o non me il detto tuo ben manifesto? Ed elli a me, la mia scrittura è piana, e la speranza di costor non falla, se ben si guarda con la mente sana, che cima di giudicio non s'avvalla, perché fuoco d'amor compie in un punto ciò che deve soddisfare chi qui s'astalla. E là dov'io fermai cotesto punto, non s'ammendava per pregar difetto, perché il priego da Dio era disgiunto. Veramente a così alto sospetto non ti fermar, se quella non ti dice, che lume fia tra il vero e l'intelletto. Non so se intendi, io dico di Beatrice, tu la vedrai di sopra in sulla vetta di questo monte, ridere felice. E io, Signore, andiamo a maggior fretta, che già non m'affatico come dianzi, e vedi ormai che il poggio l'ombra getta. Noi anderemo con questo giorno innanzi, rispose, quanto più potremo ormai, ma il fatto è d'altra forma che non stanzi. Prima che sia lassù, tornar vedrai colui che già si copre della costa, sicché i suoi raggi tu romper non fai. Ma vedi là un'anima che posta sola soletta in verso noi riguarda, quella ne insegnerà la via piuttosto. Venimmo a lei. O anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa, e nel mover degli occhi onesta e tarda? Ella non ci dice alcuna cosa, ma lasciava ne gir solo sguardando a guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando che ne mostrasse la miglior salita, e quella non rispose al suo dimando, ma di nostro paese della vita c'inchiese, e il dolce duca incominciava, Mantua e l'ombra tutta in sé romita, sorse ver lui del loco che pria stava, dicendo: O Mantuano, io son sordello della tua terra, e la, l'un l'altro abbracciava. Oddio. Scusate, ho fatto confusione. Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchieri in gran tempesta, non donna di province ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo qui vi festa, e ora in te non stanno senza guerra gli vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quei culmure una fossa serra. Cerca misere intorno dalle prode le tue marine, e poi ti guardi in seno, s'alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciassi il freno giustiniano se la sella è vuota? Sanz'esso fora la vergogna meno. Hai gente che dovresti esser devota e lasciar seder Cesare in la sella, se ben intendi ciò che Dio ti nota. Guarda come sta fiera e fatta fella per non esser corretta dagli sproni, poiché ponesti mano alla predella. O Alberto Tedesco, che abbandoni costei che fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcargli i suoi arcioni, giusto giudicio dalle stelle cagia sopra il tuo sangue, e sia nuovo e aperto, tal che il tuo successor temenza n'aggia. Che avete tu e il tuo padre sofferto per cubidigia di costà distretti, che il giardin dell'impero sia deserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura dei tuoi gentili e cura lor magagne, e vedrai Santa Fior come è oscura. Vieni a veder la tua Roma che piagni, vedove sola e di e notte chiama. Cesare mio, perché non m'accompagne? Vieni a veder la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti vien della tua fame. E se licito me, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crocifisso,
Sono i giusti occhi tuoi rivolti altrove? O è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene in tutto dell'accorger nostro scisso? Che le città d'Italia tutte piene son di tiranni e un marcel diventa ogni villan che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi essere contenta di questa digressione che non ti tocca, merce del popol tuo si argomenta. Molti han giustizia in cuore e tardi scocca per non venir senza consiglio all'arco, ma il popol tuo l'ha in sommo della bocca. Molti rifiutan lo comune incarco, ma il popol tuo sollicito risponde senza chiamare, grida io sobbarco. Or ti fa lieta che tu hai ben onde, tu ricca, tu con pace e tu con senno, se io dico il ver l'effetto non nascondo. Atene la cedemona, che fenno l'antiche leggi e furon sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te, che fai tanto sottili provvedimenti, che a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili. Quante volte del tempo che rimembre, legge moneta, ufficio e costume, hai tu mutato e rinnovato membre, e se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quell'inferma che non può trovar posa in sulle piume, ma col dar volta suo dolore scherma. Molte grazie, ci vediamo giovedì prossimo.